Io sono dall'oracolo, quello che l'anno scorso a febbraio ha salvato le coronarie di tutti gli interisti. Io sono dall'uomo a cui dobbiamo l'immenso rispetto per aver azzeccato, quando tutti dicevano il contrario, una previsione che mai sembrava possibile. Ora io ho di nuovo il cagotto e mi rivolgo all'oracolo. Perché? Eccolo qua, grandissimo, l'anno scorso aveva detto scorso ho beccato tutto, il sì. Milan non ne vince più una, rischia di non entrare, ha vinto a Bergamo l'ultimo. Rischia di non entrare in Champions, era bello se non entrava. Era bello sì, dopodiché l'ho rincontrato, ha detto che quest'anno c'era anche la Juve, era un punto di domanda. Poi abbiamo visto a Roma il derby, i fischi della rumba, ci vorrebbe un'intervista al Menghi nazionale. Okay. Ci vorrebbe un'intervista, vai. Ma la prossima volta c'è un'intervista su tutto. Vai. Intanto vedo Gagliardetti dell'Inter. Gagliardetti. Allora, noi io porto un rispetto enorme e quando ho paura del Milan, vengo qua e gli dico... Paura del Milan? Ma il Milan? No, io prima sono venuto qua. Ho sentito la domanda, ho paura del Milan. Io prima sono entrato e ho detto... Si può avere paura di tutto, ma non del Milan. Adesso, calma, eh. Io sono entrato prima, okay. Che ero con mia mamma, e ho detto, lascio mia mamma e torno. E ho detto, ma il Milan è ancora il punto di domanda? È doppio punto di domanda il Milan. È un doppio punto di domanda. Meno male che c'è il Menghi. Il Milan è un doppio, doppio punto di domanda. Devi spiegare a un popolo che ti ama. Un punto di domanda è: ma come al posto di Draghi ci andresti tu? Io al posto di Draghi farei il drago. Il drago sta. Non ci vuole tanto a fare andare bene le cose al posto di Draghi, eh. Ma Draghi o non Draghi? Giusto, e rimaniamo sul calcio, se no vai, se no dopo non va Marco, bene. Siamo un po'. Quindi il Milan è un doppio punto di domanda. Cambio braccio, devo capire perché. Ora, un punto di domanda enorme, dovrebbero rispondermi i milanisti, ma soprattutto coloro che sono dentro nel Milan, che non mi risponderanno mai. Ma che culo hanno? Perché il culo. L'hanno sempre avuto. Allora, il culo purtroppo è una cosa importante. Loro stanno abusando. Però loro è dalla nebbia. Loro stanno abusando del culo. E rigori con la Juve. Perché anche quest'anno gli si sta instradando tutto. È vero, però. L'anno scorso Rigorimovic. Quest'anno no Ibrahimovic. Gli va bene in questo momento, perché Leao e Rebic giocano meglio senza una punta. Certo. Ok, va bene, lasciamo perdere. Vanno fuori. Ma anche a Bergamo. Io ho visto la partita a Bergamo con l'Atalanta. Anch'io l'ho vista tutta. Allora, io mi tolgo da essere interista, super partes, perché bisogna sempre essere super partes, obiettivo. Il Milan cosa ha fatto? È andato in vantaggio dopo 28 secondi con il col terzino più forte del mondo. ho letto un po' di ironia, ma vabbè, pochino, vabbè. Calabria, rispetto per Calabria, comunque. Calabria è deserta. Juve in trasferta. Calabria deserta, Calabria non c'è. comunque succede che va in vantaggio dopo 28 secondi su grandissima papera di Musso, clamorosa. Allucinante. Ma scusa, ma come fa un portiere? Tu hai giocato. Cioè lui come fa a mettere le manine? Le manine lì, praticamente, o che sono d'accordo. Io ho scomodato il calcio scomodo. O che sono d'accordo. No, infatti, o che sono d'accordo. Poi l'Atalanta domina in una maniera bestiale. Esatto. Il primo tempo parte centrale e poi arriva tac il 2-0 del Milan. Partita chiusa, poi dopo fanno il 3, certo. E finisce 3-2 così rocambolescamente. Finisce 3-2 che comunque è un 3-0, sì, diciamo. 3-0. Ma da super partes, amante del calcio, era una partita X, tranquilla, sì. Perché il Milan è stato bravo, diciamo, a sfruttare gli errori altrui, come succede sempre in tante partite, come è successo anche l'anno scorso inizio campionato, che il Milan sembrava che, a sentire alcune persone, doveva prendere il largo, poi dopo tutto si è appianato nella maniera normale e il Milan è finito. Per la nostra immensa gioia. Ma tu l'avevi detto. Io l'avevo detto, infatti ero tranquillo quando la gente diceva ma il Milan è avanti di 5 punti. Tu come a facciamo? Febbraio qua dentro. Cioè, è fortunato, gli va bene tutto. E tu dicevi punto di domanda. Punto di domanda, io ripeto ancora punto di domanda, perché il Milan potrei giocarmi un'altra volta come quello che dicevo l'anno scorso. Arriverà il momento che l'acqua va a valle e quindi capotta il culo. E beh, è obbligato a capottare. No, la fortuna. Ora parliamoci chiaro: il Milan non è forte.
grandissimo. No, dobbiamo dire, allora, cose, ti chiedo una cosa. Il Milan non è forte. Io lo lascio parlare. Poi ma lo dicono anche i milanisti. Come no. Io dico che a me l'Inter non mi piace. Poi andiamo sull'Inter, perché voglio fare otto. Ti chiedo, perché tanto magari sono cose che dirai. Ti chiedo, il Milan sta giocando senza Pellegrini, che Pellegrini lo puoi mettere qua. Pellegrini è proprio Pellegrini, dai, no. Un Pellegrino. Pellegrino. Poi senza Giroud, che è stato Giroud proprio che bene. È da fortuna per il Milan che non c'è Giroud. E senza Ibra, che ha finito. Dai. E senza Ibra, che Ibra ormai allora io basta, mi chiedo, fine. Tu oggettivamente con chi gioca non Milan? Da Bilan, no, obiettivamente no, Kiar, no, Kiar. No, ti chiedo, sono oggetti, cioè vuol dire che tu, se prendi Calabria, Leao, Rebic e Tonali, oggettivamente se li prendi e li metti in un'altra squadra, sono cresciuti come giocatori? Sono panchinari. Numero uno. No, se tu prendi forse Leao a sprazzi, perché Leao cosa Leao? Leao ha ottime qualità, che era quello che tecniche, sembrava, fisiche, di contropiede, di saper gestire il pallone. Secondo me acrobatico, potenzialmente fortissimo Leao, dal mio punto di vista. E Rebic no. No, Rebic è, Rebic no, è un'altra cosa. È un Leao, punto di domanda. Triplo punto di domanda Rebic, quadruplo. Leao è invece un solo punto di domanda. Leao per me potrebbe essere un grandissimo crack. C'è un difetto, che lo dice anche Pioli. Così è Leao. È un Balotello? È uno che non ha voglia di fare, sì, un cazzo. Sì, se ne sbatte i coglioni, gira in ciabatte. Perché mettere le scarpe è complicato, perché tu devi mettere il piede nella scarpa, sì, allacciare le stringhe, hai capito? Lui ci va in ciabatte, perché hai capito? Però è un crack, perché ha fatto è un potenziale Tonali? Crack è una merda. Quindi lo paragonano a Pirlo. E Pioli? Pioli è un fallito. E come ha fatto a tirare su questa squadra qua? Allora, però aspetta, ti do dei dati, perché devo fare allora devi capire, devo fare l'avvocato del diavolo, vedi? L'avvocato del diavolo del Milan. Esatto. Ma devi capire una cosa. Hanno già giocato con la Lazio, Rube, la Lazio che fa schifo. La Lazio fa schifo. La Lazio fa schifo. E beh, l'ho visto col Bologna, è ridicola. Madonna, la Lazio. Se però ha vinto il derby. Ha vinto il derby perché è giusto così. Ma se l'Inter va, se l'Inter va a Roma e non vince con la Lazio, si deve vergognare. Attenzione, perché mancano 40 secondi. Se l'Inter va a Roma e non vince con la Lazio, con questa Lazio, che cosa ne pensi di che non ha Correa, non è più della Lazio. Giusto? C'è anche degli infortunati. Che è tornato Felipe Anderson, che Felipe Anderson era meglio che stava dove stava, perché sì, non è più nessuno. Murici è il fenomeno della Lazio, quindi se l'Inter prende gol da Murici, ragazzi. Immobile, che è anche mezzo infortunato. Chiudiamo le anch'io le l'ho serrane, detto questa cosa, si dice, l'ho detto sta. Anch'io però sta roba qua, che se quando io ho visto ero in diretta, ho detto posso aggiungere una cosa? Certo. Per l'ennesima volta, per l'ennesimo anno consecutivo, la qualità calcistica della Serie A ha fatto un altro step indietro. No. Nonostante gli allenatori, la Serie A si è tra poco con l'intervista di Milan. Ulteriormente vuoi aggiungere su Milan? Il Milan mi deve spiegare il culo che hanno. Facciamo il secondo video. Chiudi col Milan. Alla fine il culo non può durare in eterno e quindi tutto si ripianerà. E io vi dico già adesso che il Milan non vincerà mai lo scudetto. Grazie. Punto, fine. Io sono a posto così e ed è così. E beh, è così. Quindi è un punto di domanda. Milan è andato a Liverpool, doveva essere asfaltato. Gli è andata bene che quello ha sbagliato il rigore, quasi pareggia. Con l'Atletico, se i milanisti dicono che gli hanno rubata, ma cosa rubata? Non è vero che gli hanno rubata. Se è rigore, è rigore, punto, fine. Se è il 97esimo, il 150esimo o il primo minuto, è rigore. Loro cosa dicono, vuol dire? Loro dicono che piace la tocco di mano di quell'altro. Non si può capire. Non si può capire, è dubbio, ammetto che è dubbio, uno la può vedere in una maniera, non la può mentre vedere in un'altra. Mentre la seconda espulsione purtroppo, c'è, ragazzi. Purtroppo, sì, c'è. Al giorno d'oggi, purtroppo, si danno certi rigori che io non li darei mai, purtroppo, però li danno. Ti ricordi che quando Vidal è inciampato, meglio, l'hanno fatto? Sì, rigore. Ma anche per noi c'è rigore. Al giorno d'oggi, se tu sei lì così, che stai difendendo... No, non l'hanno dato. Ti arriva per a caso la mano, no, è rigore, no, ma tu non volevi prendere di mano. Il Milan è finito. Il 70% dei rigori che danno sul fallo di mano non è rigore, dal mio punto di vista. 70%, La pensi come Cavasini? Ultima cosa, il Milan va in Champions. Sì. Milan va in Champions, sì. Ah, quindi attenzione, quindi l'Inter... Il Milan arriva ancora nelle prime quattro. È l'Inter che non va in Champions. L'Inter purtroppo arriva ancora nelle prime quattro. Adesso parliamo di Inter. Coglioni, mi sta... Adesso parliamo mi sta di cazzo, Inter. Ma è l'Inter. Sì, non lo posso vedere. Andiamo a parlare di Inter. Inter è campionato e Mourinho.